Per preparare il nostro plum cake a mascarpone ci occorrono 250 g di farina, 250 g di mascarpone, 100 g di burro, 180 g di zucchero semolato, una bustina di lievito, 100 ml di latte, 3 uova ed un pizzico di sale. Innanzitutto mettiamo a fondere in un pentolino il burro. Mi raccomando, a fiamma bassa per non farlo bruciare. Iniziamo lavorando le uova con un pizzico di sale. Aggiungiamo lo zucchero. Controlliamo se il burro si è fuso ed aggiungiamo anche questo. Uniamo ora il mascarpone. E continuiamo a lavorare. Aggiungiamo un po' per volta la farina ed il latte. Ne aggiungo un po' per volta per rendermi conto se ho bisogno di un po' di latte in più, oppure se questo è sufficiente, perché l'impasto non deve essere troppo duro. Concludiamo setacciando il lievito. Distribuiamo ora l'impasto nei classici stampi da plum cake. Questo misura 20 cm per il lato più lungo. Con queste dosi otterrete due stampi da plum cake. Gli stampi andranno poi infornati a 170 gradi per 50-55 minuti. Vale sempre la prova a secchino perché, come spesso vi ricordiamo, ogni forno è diverso dall'altro, quindi verificate la cottura interna con uno stecchino. Se il plum cake dovesse cuocersi troppo in superficie, abbassate la temperatura e coprite con un foglio di carta forno o carta alluminio. Ed ecco, come sempre, vi mostriamo il prodotto appena uscito dal forno. In questo caso i nostri due plum cake. Come vedete, hanno assunto la forma classica del plum cake. Verifichiamo la cottura interna. Sono occorsi 55 minuti esatti. Ora aspettiamo che si raffreddino prima di toglierli dal loro stampo. Se questa ricetta vi è piaciuta, come sempre vi invitiamo a lasciare un commento, un like, a iscrivervi al nostro canale o a condividere il video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margie!